Oggi esco un po' con l'amaro in bocca, una partita che avremmo meritato di vincere, però purtroppo cos'è il calcio. Però come sentite, sentili, lo vinciamo. TikTok, TikTok. Manca poco, vinciamo lo scudetto! Ma soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere! Posso concludere? Posso concludere una cosa? L'Inter è bella come Leonora, bellissima. Vi sta stretto questo pareggio oppure va bene lo stesso? Va bene lo stesso! Ha risposto lui per me, va bene, non è, fa parte del campionato, non è un problema. Ci sta stretto perché abbiamo dominato e l'arbitro, non si può sentire parolacce, no? La mamma è una brava persona, però... La mamma dell'arbitro. La mamma dell'arbitro, ha sbagliato tutto l'arbitro. È stato a senso unico. L'amarezza non è per oggi, è per mercoledì. Un'ottima partita è stata, solo che l'Inter doveva sfruttare meglio le sue occasioni. Diciamo che l'Inter può permettersi di sbagliare. Pareggio giusto, partita combattuta, una grande Inter, ma una risposta del Napoli negli ultimi 20 minuti. Ma no, dai, va bene, dai, abbiamo tanti punti. Dopo una stagione dietro, l'Inter, la Juve è dietro, il Milan è dietro. Allora, l'Inter è la migliore Inter che ricordi degli ultimi anni, quindi credo che abbiamo ampi margini per portarci a casa sto scudetto. Certo, abbiamo un po' di gufaggio, abbiamo un po' di gente da chi? Terezzo, da chi? Da chi? Voi l'elenco? Sì. Le altre 17 squadre. Buonasera. Allora, come sta lei stasera? Sto male, però già sto bene perché sto pensando che abbiamo vinto lo scudetto, quindi vinceremo il tricolore. Questo risultato non fa niente. No, insomma. Assolutamente. Con i campioni d'Italia in carica. I milanisti credono di potercela fare, però rimarranno male. Ha parlato con qualche milanista che ha detto che è possibile. Tutti lo credono. Loro vinceremo il tricolore. Secondo me il Milan ha poco da parlare in questo momento della nostra eliminazione dalla Champions League. Sono un po' esaltati, esatto. Perché siamo usciti dalla Champions, ma loro sono usciti mesi e mesi fa. C'è uno sfottò un po' calcista, bello grosso, fanno un po' troppi fenomeni, no? Esatto, l'Europa League adesso è diventata più importante della Champions League, nonostante abbiano affrontato squadre di dubbio livello, se possiamo dire. Rennes e Slavia Praga, due partite 11 contro 10. In questa stagione c'è un po' questa macchia della Champions, ma c'è veramente poco da recriminare all'Inter. Comunque. C'è poco da sfottere, dice. No. Quali sono le differenze tra il Napoli dell'anno scorso che ha vinto lo scudetto e l'Inter di quest'anno che è in testa alla classifica? Per me l'Inter di quest'anno è veramente forte. Il Napoli viaggiava sull'onda dell'entusiasmo. Quest'Inter è cresciuta con Spalletti, è diventata, diciamo, maggiorenne con Conte e adesso, per dire, siamo proprio in età adulta. E quindi, per dire, si vedono i frutti di 6-7 anni di lavoro, di una costruzione. L'anno scorso il Napoli è stato, per dire, forte, ha ammazzato il campionato, però sicuramente è stato in un anno di grazia. Secondo me eravamo più forti pure l'anno scorso del Napoli. Ah, proprio? Sì. Umili! Complimenti a Napoli, però secondo me eravamo più forti. Io vedo una squadra molto più matura che non ha puntato su giocatori che hanno overperformato in una stagione, magari in quella dopo non hanno lo stesso rendimento. Secondo me l'Inter è una squadra molto più matura, che gioca a memoria meglio di come faceva il Napoli l'anno scorso, che comunque era forte, e secondo me l'anno prossimo avremo ancora possibilità di vincere lo scudetto. Tra noi di quest'anno e loro dell'anno scorso, secondo me è andata un po' di fortuna l'anno scorso. Noi siamo forti, compatti. Siamo più forti noi, sia l'anno scorso secondo me che quest'anno. Il Napoli l'anno scorso vinceva tutte le partite, è una questione mentale. Uh-huh. Vincere aiuta a vincere, quest'anno il Napoli non riesce più a vincere, quindi è normale che perda o pareggi tutte le ultime partite. L'Inter, al contrario del Napoli, è un po' il Napoli dell'anno scorso, nel senso che vince tutte le partite. Le trovi simili? Abbastanza, sì. Entrambe sono uguali, Napoli e Inter sono a schiacciasassi. L'Inter si è fermata adesso con il Napoli dopo 2-3 mesi, dai, ci sta. Secondo me abbiamo due grandi allenatori, Luciano Spalletti, un grande allenatore che ha iniziato il ciclo dell'Inter, e adesso noi quest'anno abbiamo Simone Inzaghi, che sta facendo un campionato strepitoso. Dobbiamo assolutamente chiuderlo però, perché ce lo meritiamo, perché siamo forti, perché stiamo giocando un grande calcio. Gente che ama soltanto te. Va bene questo pareggio, ti sta stretto? Non mi sta stretto perché so l'Inter quanto vale. Ma tu sei campano? Sì, sono napoletano. Allora spiegami, come mai hai scelto l'Inter al posto del Napoli? Sono nato così. Sei nato interista? Sono nato interista sempre.
Però tu sei la più bella sempre della Campania, di Roma. Ma sono calabrese io. Lo so, però sei bella. C'è ancora un po' di titubanza su questo scudetto oppure siete tranquilli? Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolo. Dopo la sosta ci prenderemo e festeggeremo lo scudetto a Inter Lazio. Ho sentito che ci sono dei gufi. Quelli ci stanno sempre, juventini, milanisti, quelli che stanno ultimamente non vincono più. Sta stretto perché il Napoli ha fatto solo un tiro in porta, quindi obiettivamente potevamo fare anche un po' di più, ma eravamo stanchi dalle fatiche di Coppa, quindi va bene così, dai. Abbiamo fatto una gran partita, il Napoli non ha fatto niente, ha fatto solo mezzo tiro in porta, ha fatto gol. Meritavate di rimanere in Champions oppure? Certo che meritavamo, quest'anno ci temeva tutta Europa. Ci sono delle squadre che sono rimaste al posto dell'Inter che meritano di meno? Certo, l'Atletico stesso, perché all'andata la partita doveva essere già chiusa, invece l'abbiamo tenuta aperta. Il PSG per me, escludendo Mbappé, non è alla nostra altezza. Anche il Barcellona, penso che oltre a City Real non c'è nessuna squadra. Abbiamo buttato delle occasioni semplicissime, c'è rammarico soprattutto per il sorteggio, visto che avremmo preso il Borussia Dortmund, però dai, peccato. Andiamoci a prendere questa seconda stella che ce la meritiamo. Ma sai, quando vai ai rigori poi è così, va anche a fortuna, però potevamo fare qualcosina in più, ma il calcio purtroppo è frutto di episodi. Assolutamente sì, nel senso che Lautaro e Thuram hanno sbagliato tanti gol a Madrid, soprattutto il calcio è così. Grazie. Grazie a voi. Forza Interavala! Vieni qua. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere! Forza Inter, oh! Direct like Keep Inter Club Albania, oh, respect! Respect Inter Club Albania, oh, respect Gango il Bassani! Frimmi amico da spato, Gango! Non ho capito niente! No, niente, è tutto a posto! Ma era italiano! Inter fuori dalla Champions, purtroppo! Lo sappiamo. Fa male, mi stavo buttando giù. Siete contenti però per questa stagione oppure? Siamo contenti, ci avremmo messo la firma, ma poi fa male uscire dalla Champions comunque. Tu volevi di più? Si vuole sempre di più, no? Meritavamo di rimanere, però l'Atletico ha fatto una bella partita. Ci sono squadre che meritano meno? Della Champions? Di stare... No dai, tutte meritano lì, dai, di stare lì. Quanto siete sportivi! Siamo interisti, signori, cioè. Ma è sicuro che l'Inter vince lo scudetto? Ma è normale che sicuro! Che c***o di domande fa questa, po'? È sicuro! Che domande fa? Il 15 maggio a Inter Lazio festeggiamo lo scudetto, raga! Che c***o!